qui a Lecce, incontrerà tutti i procuratori dell'antimafia della distrettuale. L'obiettivo è quello, insomma, di partire con questa nuova normativa del codice antimafia. Si punta sul abbreviare i tempi per arrivare alla confisca dei beni, mi sembra di capire. Sì, diciamo che gli incontri di oggi sono divisi in due momenti. Il primo momento sarà quello del protocollo sulle misure di prevenzione, che vede il procuratore generale, il procuratore distrettuale e i procuratori circondariali partecipare a una condivisione in materia di misure di prevenzione, che sapete bene è lo strumento che viene utilizzato oramai dalla nostra autorità giudiziaria per aggredire i patrimoni mafiosi. È lo strumento più efficace, sono miliardi di euro di beni che vengono di volta in volta in ciascun distretto sequestrati e confiscati. Quindi è uno strumento fondamentale. Il protocollo oggi vuole essere innanzitutto condivisione su uno degli strumenti quindi fondamentali di contrasto alle mafie. Qui a Lecce, peraltro, le operazioni che hanno evidenziato il forte contrasto alla Sacra Corona Unita e altre organizzazioni che si sono formate nel tempo e che operano con una frammentazione corrispondente, per la verità, a quello che avviene in altri territori, richiede che tutti gli strumenti utili vengano utilizzati. Ecco, oggi andiamo a sottoscrivere, se viene naturalmente d'accordo di tutti, il primo protocollo in materia di misure di prevenzione. Cioè, a seguito delle innovazioni del codice antimafia di un paio di mesi fa, questa procura generale, questa procura distrettuale, procura circondariale hanno condiviso le regole alle quali ciascuno si atterrà per rendere più efficace il contrasto alle mafie attraverso lo strumento delle misure di Procuratore generale, nell'inaugurazione della notizia si era soffermato insomma, su come si è arrivato a questo operandi della domani. sanguinaria, Sì, non c'è. l'organizzazione dell'amministrativa delle varie città. Il giudizio di oggi a Palermo, come consigliere di queste 40 agenzie scommesse, fa pensare che la mafia si stia un po' recando sotto, nel passato puntando più sul gioco, più sulle estorsioni, perlomeno in quella fascia del territorio. Le mafie hanno dei consulenti economici, commerciali, industriali, attraverso i quali individuano di volta in volta i settori più redditizi. Palermo oggi, ma nei mesi scorsi o anche negli anni passati, il gioco online è stato affrontato in tutti i tanti altri distretti. Penso a Napoli, penso a Reggio Calabria, penso a Catanzaro, penso a Milano, laddove sono sempre le mafie, che a volte sono Cosa Nostra, a volte sono 'Ndrangheta, a volte Sacra Corona Unita, a volte sono gli altri gruppi pugliesi, a volte addirittura la criminalità straniera, con piattaforme che di volta in volta però vengono costituite all'estero. Ed è Malta molto spesso il territorio in cui vengono installate le piattaforme alle quali si fa riferimento. E diciamo però che le mafie continuano a essere forti, soprattutto perché sono ricche e riescono a reinvestire nell'economia attraverso di volta in volta intestatari fittizi, che sono molto spesso soggetti economici apparentemente affidabili e credibili, che invece oggi si avvalgono del denaro delle mafie per poter risalire e poter continuare a navigare in un mare economico in cui le difficoltà sono enormi, non solo, ma nella politica riescono addirittura a formare i loro esponenti quando non si limitano a inquinare il tessuto politico o a infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni.
le mafie oggi sono strutturate, tutte sono strutturate, al di là dei gruppi, forse quelli camorristici o quelli che troviamo a volte nella provincia di Foggia, che sono gruppi ancora molto sanguinari e molto, come dire, fluidi nell'ambito della loro composizione, non radicati sul territorio, ma altrove. Le mafie sono radicate e molto forti proprio perché riescono a strutturarsi sia nel settore economico sia in quello politico, mantenendo poi un controllo del territorio su una struttura militare che appunto consente di continuare a esercitare estorsioni, usure, gioco online. E quando lei mi parla del gioco online, non sono soltanto i punti scommesse, ma è tutto ciò che c'è attorno e anche la modalità attraverso la quale spesso viene esercitato questo gioco consente il riciclaggio, perché il conto su estero che viene aperto per queste scommesse consente poi di aggirare la normativa e anche il controllo e la vigilanza, e quindi questa è una delle forme più agevoli di riciclaggio. Ecco perché non solo a Palermo ma in tanti altri territori i punti scommesse, il gioco online rappresenta uno dei settori più floridi. Però professore, quanto è alta la vostra attenzione a questa attività mentre? Devo dirle che l'attenzione in tutte le procure distrettuali è altissima e devo dire che le attività investigative in questi ultimi tempi si sono addirittura moltiplicate, i campi di volta in volta di interesse.